Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete letto bene, oggi andremo a provare a vincere una partita su Showdown dicendo al nostro avversario, la nostra lead e tutte le nostre mosse. E niente, ovviamente questa challenge non l'ho inventata io, l'ha inventata Wolfie, quindi assolutamente andate a seguire lui, non iscrivetevi a questo canale YouTube, anzi odiate completamente questo canale YouTube, dite che ho copiato queste robe qua. Quindi niente, non perdo troppo tempo, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, tutte quelle robe lì, e proviamo subito a giocare qualche partita, proviamo subito a copare e vediamo un po' se riusciamo magari a vincere una partita. Non lo so, devo giocare comunque il mio team di Milano, il team che ho provato anche in qualche video un po' di volte, quindi se volete vedere un po' le spread, quelle robe lì, guardatevi qualche video, non lo so. Ho fatto un video in cui spiegavo come migliorare appunto mentre giocavo questo team, e ho fatto un video, quello lì in cui screlavo, in cui non riuscivo a vincere mentre stavo per il regionale. E ok, allora io sono a 1800, volevo fare questo video comunque abbastanza alto, giusto per mostrare che magari era possibile farlo anche essendo abbastanza alti, però va bene. Il nostro avversario è a 1687. Ok, allora guarda un attimo il team. Non è semplice vincere. Non è assolutamente semplice vincere. Probabilmente una cosa che andrei a fare è Calyrex Tundurus. Probabilmente la cosa che mi interessa di più qua. Cioè, onestamente non so come calvingo questa, però va bene. Diciamogli subito cosa devo fare. Quindi Cali Tundu. Dietro chi portiamo? Zacian. Non so, Zacian ci può stare e probabilmente Incineroar, forse Incineroar per il fatto che è Zamazenta, però anche Tundurus. Diciamoli sì, dai, diciamo Incineroar Zacian. Intanto se perdiamo non importa, possiamo dire che abbiamo perso per quello, quindi va bene. Quindi facciamo esattamente quello scritto, Cali Tundurus, Zacian e Incineroar, proviamo. Lui va di Zamazenta sul Galeo. Ok, va bene. Non ci sono problemi, non ci sono problemi. Probabilmente lui è andato di Wildcard qua, immagino. Immagino lui vada di Wildcard. In ogni caso, cioè, non è detto che vada di Wildcard. Io gli potrei fare tipo una cosa tipo Will-O-Wisp. Will-O-Wisp forse su Solgaleo, così comincia a non far danni. E intanto faccio tipo, o switcho qualcuno su Tundurus per maxare dopo, oppure non lo so. Però mi sa che farò Will-O-Wisp dentro Zacian. Ok, quindi facciamo, diciamo, Will-O-Wisp Consolg Zacianin. Allora, io non so, magari non capisce, però io ci ho provato comunque. Io ci ho provato, io scrivo quello che faccio e vediamo un po' come va. Ok, Max Solgaleo. Si prende quello questo. Ok, non ha fatto Wildcard, interessante. Ha fatto Owl, ok. E ha fatto Rockfall. Quindi, ok, lui probabilmente non sta guardando la chat, immagino, perché. Anche perché le mosse sono valide subito, però va benissimo così, se non vuole guardare la chat io comunque gaso. Qua Astral Barrage Sacred mi sa che è la giocata giusta. Andiamo subito a scriverla. Astral Barrage Sacred on Zamazenta. Vediamo un po', vediamo un po'. Io comunque le mosse sempre educato le dico, eh. Nel caso le mosse le dico. È Utis Pollici? Non è Utis Pollici, cos? Minchia, ho vinto! Così primo first try vinto? È possibile perdere? Spec non fa niente. Sento un Shifu, va bene. Non sto capendo. Entra Gyarados, ok, lui ha perso dall'altro, eh. Lui ha perso dall'altro amico dietro. Allora, io sicuramente farò. Probabilmente proteggo in realtà Calyrex, perché lui è AV con quell'altro. Lui è AV. Posso fare tipo Protect dentro Inci. Protect Inci in. Quindi sì, facciamo protezione, buttiamo Inci. Ma lui non sta aspettando che scrivo le mosse. Va bene, va bene, non so se conta allora, però. Ok, ha fatto Rockfall, ok. Entra con Dess, ok. Qua l'ha presa. Qua l'ha presa, però adesso io ho Fake Out Barrage in realtà. Quindi va benissimo, immagino. Boh, vediamo. Quindi sì, diciamo le nostre intenzioni. Barrage e Fake Out su Gyarados, immagino. Quindi Barrage più Fake Out su Gyarados. Ma lui non sta aspettando, cioè, non è divertente così. Perché sennò è come vincere normalmente. È come vincere. Lo sto aspettando, lo sto aspettando. Porca puttana. Va bene. Astral Barrage qua, morto uno, morto pure quell'altro. E cosa pure ha finito dopo. Ciao proprio. Mi sa, abbiamo ancora Maxer Tundurus, quindi mi ha vinto così prima partita. Prima partita che ho provato a fare, ragazzi. Però non conta in realtà. In realtà non penso che conti perché lui non sta facendo una sega. Facciamo Barrage e Parting su Gyarados. Quindi Barrage, Parting e su Gyarados. Oh, finalmente, finalmente, cazzo, finalmente. Ok, fa Sucker Punch, va bene. E mi killa?
No, fa Dragon adesso. Ok. Quindi niente, facciamo Parting Shot, entriamo adesso di Tundurus e adesso abbiamo Fake Out, attacco. Abbiamo Fake Out da una parte, Acing dall'altra e abbiamo vinto. Tundurus in, vabbè, qua non serve dirlo perché tanto non ci può fare niente lui. Quindi facciamo Fake Out su Fake Out on Urch, Airstream on Chiara. Non lo so, strano questa cosa, strano che lui non stia aspettando però. Va bene, io le mosse le ho scritte, non è colpa mia, ragazzi. Io le mosse le ho scritte. Mi sa che abbiamo vinto subito così. Però non è divertente, Robo. Così non è divertente. Lui si sta facendo occupare. Ha fatto bounce, ok, ha fatto bounce. Forse. No, non vince mai nella vita. Non vince mai nella vita, in realtà. Quando non vince mai nella vita. Facciamo Felbitz su. Felbitz su Urshifu. Airstream. Su Gyarra. Che è la mossa giusta. Quindi facciamo Firbits di qua su Urshifu e Sin su Gyarados. Ok, Bounce Miss. Non killava ovviamente. Ovviamente non killava, però ok. E lui fa Wicked, immagino. Ma Wicked su Inchi. No, ok, allora col doppio killava, però non avrebbe mai vinto. Quindi niente, qua abbiamo vinto, facciamo gli Airstream. Quindi Firbits. Ha forfettato. Ho vinto, così. Prima partita fatta, ragazzi. Letteralmente, prima partita fatta, vinto. Però assolutamente non chiudiamo il video perché è troppo noioso ragazzi. Un pessimo video di solamente 5 minuti, non caso. Ne facciamo altri finché non perdo allora, a questo punto ne facciamo altri finché non perdo. Però, boh, ho gasato in quanto ho fatto un game e ho vinto. Cazzo, contro Sardo, se mi d'azzardo e sala mossa, non vincerò mai nella vita. Se lì da d'azzardo e sala mossa. Facciamo Inchi Tundu. Facciamo Inchi Tundu, Zacian, Kali. No, quando sanno vincerò mai se sa la mossa, però vabbè. Facciamo Inchi Tundu, Kali più Zacian. Direi sì. C'è così. Ok, Greenstall, Zard, ecco. Ecco. Allora, io sono obbligato a far lining perché se lui butta quell'altro ho perso. Sicuramente butterà Ground col fatto che lo sa. Però va bene. Quindi. Lining on Zard più Fake Out on Grim. Bene ragazzi, qua il butterà ground, ovviamente qua lo mette butterà ground, però non ci posso fare niente. Non ci posso fare niente, peccato. Ok, Fake Out su Grimmsnarl e Lining. Ovviamente qua, se fosse una partita normale avrei fatto Essim, però. Perché ovviamente butterò sempre grado, però non ci posso fare niente. Quindi facciamo Airstream su Grim, anzi su. Facciamo su Groudon. On Groudon più Parting Shot on Groudon. Facciamo così, dai. Due trick, va bene. Trick fa spade? Spade le leggiamo, immagino, con gli inci, infatti. Spade le leggiamo, però Airstream fa pochi danni, mi sa. Ah, in realtà ha fatto abbastanza. Sì, ha fatto abbastanza qua. Droppiamo pure che non è malissimo. Sento con Calyrex ho la possibilità di fare essi su Grimmsnarl e Berridge. Che è abbastanza figo. Oppure anche doppiare Groudon, in realtà, se non avevi problemi. Quindi facciamo Airstream on Groudon più Berridge. Proviamo così. Proviamo così. Allora, se riusciamo a prendere dei boost con Calyrex, poi è finita per lui, in realtà. Ok, fa riflesso, va bene. Penso che venga comunque giù, Groudon. Ok, Groudon comunque viene giù. Non siamo messi malissimo, eh. Ve lo dico, ragazzi. Non è male. Non è male qua. Qua non è male. Qua non è male. Ok, entra Zard. E Zard ho la possibilità di fargli Wild Charge più Berridge. Quasi safe. Quindi è esattamente quello che faremo. Wild Charge. Wild Charge on Zard più Berridge. Oppure, anzi, facciamo così. Facciamo Brick Break. Mi sembra il giocato migliore. Brick Break on Grim più Berridge. Quindi esattamente quello che faremo qua. Brick Break più Berridge. Zard. Ah, lui ha fatto T. Ah, pure T. Porca puttana. Ok.
fatto welfare di là. Ok, siamo della merda. Siamo della merda allora. Non avessi avuto anche quella vostra, sarebbe stato buono. Se li facevo wild card qua, probabilmente vincevo, però succede. Allora, posso entrare con Zacian. Però rischio il copaggio. Rischio il copaggio, onestamente. Se mi fatico, non è che vinco. Quindi niente, buttiamo Zacian. Facciamo. Non lo so, qua sono una merda. Cioè, in realtà devo sperare che se mi sa cosa vinco. Facciamo Vivot Ozart più Verrage. Mi sembra la giocata migliore, forse possiamo ancora vincere se mi sa T-Wave. Non ha bisogno di T-Wave. Ha fatto Airstream, posso? Ha perso. Perché ha fatto sta mossa? Ho vinto. Zacian, posso? Ok, Bimot su Zacian e fake out di là allora. Tiriamoli, Bimot. On Zacian più fake out. Grimmsnarl. Fake out morto. Sacred. Ho vinto. Bruh. Ok, scherzavo. Cioè, è incredibile, ragazzi. Pure. Avevo vinto pure di tutte le mosse. È incredibile, incredibile. C'è Bimot che ora posso solamente cliccare. Ora posso solamente crittare, però è scambato. Oh! No, è il dot, mi sa. Mi sa che... Cazzo, avevo vinto, non ci credo. Non ci credo che avevo vinto. Vabbè, dai. Ci può stare. Avevo quasi vinto, pure ricevuto tutte le mosse. Incredibile. E niente, direi che a sto punto ne facciamo un ultimo, giusto per vedere se riusciamo a vincere due. Però, mica qua eravamo tanto vicini, eh. Eravamo tanto vicini a vincere. Questo ho dovuto avere Grizzle con T-Wave. Cioè, Grizzle Trick T-Wave. E comunque avevamo quasi vinto, però... ci può stare lo stesso, ci può stare lo stesso. Una abbiamo vinta, questa l'abbiamo persa di molto poco in realtà, perché senza para qua era vinta. Senza para qua era vinta, ma sai che sono più forte se dico le mosse del mio avversario? Sarebbe figo pure, magari fare un video in cui dico le mosse e poi faccio completamente un'altra mossa. Pure quello sarebbe molto figo, ok, che cazzo è sta roba? Che cazzo è sta roba? Allora, quanto sono tipo i team solitamente si maxa Rillaboom? Quanto sono tipo i team solitamente si maxa Rillaboom, eh? Quindi niente, diciamo, non lo so, cos'è che voglio dare? Probabilmente gli farei tipo Rilla Kali. Farei tipo Rilla Kali con dietro Zacian e Gastrodon, tipo, una cosa del genere. Farei una cosa del genere, dai, facciamo Rilla Kali, Zacian e Gastro. Mi sembra la cosa migliore da fare. Lui fa Kali e Lecky, ok. Va bene, mi aspetto tipo Airstream più robe, non so se si può search Kali o cosa. Però la giocata migliore qua da parte mia probabilmente tipo Barrage Protect, sì, che Barrage Protect, è Darkness su Kalinex, così lo killo se non è cose strane. Se lui mi kill e poi Sash però sono della merda. Però devo attaccare Kali, devo attaccare Kali sì, quindi facciamo Darkness on Kali più Protect. Dai, facciamo protezione, che magari se non è Sash vinco diretto. Quindi facciamo Darkness su Kali più protezione. Vediamo un po'. Qua Rillaboom è messo molto bene. Se adesso lui non è Sash, siamo nella merda. Se adesso lui non è Sash, siamo nella merda. Quindi vediamo un po'. Vediamo un po'. Sì, Darkness più Protect dovrebbe andare bene. Se fa tipo Airstream, cioè la mossa che farebbe chiunque qua è tipo Airstream su Kalinex e Barrage. Però... o anche se su Rillaboom più Barrage, che vi va bene. Se non è Sash Kalinex va bene anche se predicta, cioè se predicta, tra virgolette. Tra tante virgolette se predicta, vediamo. Vediamo un po', dai. Lui non sta scegliendo la mossa. Mettiamogli il timer, dai. Anzi, dai, non mettiamogli il timer. Sta pensando come counterare la mossa Darkness su Kali Protect. Sta pensando come counterare la mossa segreta Darkness su Kali Protect. Ok, ha messo Whimsicott. E ha fatto tipo esi da parte online, non lo so. Ok, ha fatto esi su Kali, ok. No, questo non è un ottimo modo per counterare la giocata, secondo me. Poi boh. Darkness, vediamo se... ok, Crittone, che gasa. Ed è bottone? No. Non è bottone, ok, interessante. Questo è ottimo per me, cioè non sto capendo. Io direi di fare tipo Quake su Elekki più dentro Gastro. Mi sembra la giocata migliore. Elekki più Gastro in... direi di fare questa giocata qua, quindi Quake su Elekki,
Più castro in. In realtà forse era meglio una mossa erba, perché però vabbè, comunque ci diamo un boost a quell'altro, non è male. Quindi fa Energy Ball molto male, però a Venus, quindi forse non ce l'ha Energy Ball. Cioè è possibile anche l'evenienza che lui non abbia Energy Ball in questo caso. Vediamo. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Dai, per favore, amico mio. Cioè, sto pensando un attimo come cancellare la giocata lui. Se è Energy Ball qua, la tira tranquillo su Kali. La tira tranquillo su Kali, però. Diciamo che ovviamente non è la giocata giusta da fare qua. Non so, penso lui stia guardando in questo punto. Ha fatto Tailwind e Darkness. Turilla, ok. Ok, non era esattamente la giocata giusta per counterare sta roba, però ci può stare. Ci può stare tranquillamente, ci può stare tranquillamente. Ok, adesso io faccio un altro Quake, mi sa. Faccio un altro Quake su Eleki. E tipo Aizmi, mi sa. Quindi Quake su Eleki e Aizmi. Non so, ho messo bene perché comunque Calyrex potrebbe dar fastidio dopo. Non so se è Energy, onestamente. Però, ok, non ci sono problemi. Quindi Quake on Eleki più Ice Beam on Whimsicott. Quindi niente, proviamo così. Lui sta un attimo pensando. Sarebbe figo magari mettere il timer, perché così non può pensare all'infinito, perché lui ci sta pensando veramente tanto ogni turno. È comunque interessante capire. Cioè, perché io non le sto capendo le giocate in realtà. E lui sa esattamente le mosse, eh. Non mentirò, qua non sto capendo le sue giocate, però. Però va bene lo stesso. Allora, se lui butta tipo. No, non. Boh, Eleki penso sia ormai. Eleki è andato. Eleki mi sa che ormai è andato. Whimsicott parte per aria. Ok, butta Calyrex, va bene. E fa The Darkness. No, Airstream, Surilla. Ok, bro. Facciamo Quake. Eleki viene giù. Ne deve entrare Whimsicott perché sicuramente Coso viene giù. Ice Beam non fa un cazzo. Quindi addirittura io. Azzarderei che lui sia sicuro, non quello lì offensivo. In realtà lui farà probabilmente il Ping and Barrage adesso. Io farò tipo Glide on Kali più Air Power on Kali. E questa mi sembra la giocata migliore. Se aspettiamo Kali abbiamo vinto. Facciamo Glide più Air Power. Vediamo se ha protezione pure, non so. Se vuole proteggere in realtà poi lo doppio il turno dopo. Non è che ci sono dei problemi. Fake Tears. Ok, Glide, Barrage, mi killa. Oh shit! Oh shit! Merda. Merda, cazzo. Merda. Specs, però. Cazzo, pure Fake Tears. Ma che cazzo vuol dire che ha Fake Tears nel team? Vabbè, ho perso qua. Ho perso. Peccato. Peccato. Facciamo. Dai. Va bene, mica se qua. Io tutte queste partite le avrei vinte, però. Ora che ci penso. Cioè, sono veramente forte perché tutte queste partite le avrei vinte se non avessi detto le mosse. Questo è molto buono. Questo è molto buono. Per la mia autostima, ovviamente. Per la partita, non troppo. Poi facciamo doppia Protect. E poi mi serve un'altra Protect, mi sa. Quindi, Double Protect. Facciamo doppia Protect qua. Poi mi serve un'altra Protect. Mi sa. Ok, lui. Ah, cioè, il ping end. Ma che cazzo di set è questo Whimsicott? Tailwind, Fake Tears e il ping end. Ok. Se prendo un'altra doppia pro. Cioè, se prendo una doppia protect adesso potrei gasare dopo. Non lo so, in realtà lui deve fare Tailwind. Non so se in realtà se lui è Sash o cosa. Però magari facendo. No, non vinco mai. Scherzavo qua. Cazzo qua. Mi sa che non vinco mai. Mi serve un'altra doppia protect e probabilmente fare lo stesso. Anzi, dai, qua scherzavo, non facevo. Cambiamo mossa, ok, scherzavo. Tanto qua perdevo sempre da Table Barrage. Qua perdevo sempre da Table Barrage. Qua perdevo sempre. Peccato. Per ora abbiamo vinta una. Quell'altra, se non prendeva la full para, la vincevamo. Qua, semplicemente, sapendo le mosse, era un po' complicato. Era un po' tanto complicato. Però sono stati molto vicini, secondo me. Qua era totalmente vincibile, se non le avessimo detto le mosse, ci può stare. Alla fine questa è la challenge. Però comunque sono contento, ragazzi, di aver vinto la prima partita che ho fatto. La seconda era molto vicina, come ho detto, mentre questa no. Questa onestamente no. Cioè, il matchup era un pochino troppo complicato per dire pure le mosse, però ci può stare. Ci può stare, quindi niente, ragazzi, il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi se non avete ancora fatto. Ringrazio ovviamente Wolfie per l'idea e niente, bella a tutti, ci vediamo al prossimo video.